La musica può unire anche in tempo di guerra e martedì sera al Teatro di Torre del Lago questa fratellanza tra artisti ucraini e festival pucciniano è andata in porto con grande successo. La boemma allestita dal Teatro di Leopoli ha entusiasmato il pubblico e se al termine la platea è rimasta seduta per applaudire a lungo i cantanti e direttore d'orchestra, significa che l'emozione procurata dalla musica di Puccini e dall'interpretazione dei cantanti è arrivata dritta al cuore. Ed è stato proprio grazie alla potenza della lirica, per dirla con le parole del grande Lucio Dalla, che il pubblico è stato trasportato fin dall'inizio del primo atto dalla rovente estate versiliese alla glaciale Parigi della vigilia di Natale 1830, la data fatale in cui Rodolfo e Mimì, complici una candela spenta e una chiave smarrita, scocca la scintilla di un amore impossibile destinato a consumarsi tragicamente tra le gioie, i dolori, la goliardia e le gelosie di una comunità di pittori, poeti, musicisti squattrinati, giovani, belli e affamati tanto di cibo quanto di gloria. Straordinari musicisti, cantanti e direttore d'orchestra, da lui è emersa la potenza del suono, attaccata alla sua bacchetta c'è stata l'intera essenza di Bohème e della musica di Puccini. La serata è stata anche un tributo al grande soprano ucraino Solomia Kruchinskij, cittadina di Viareggio, sposò il sindaco Cesare Riccioni nell'anniversario dei 150 anni della sua nascita. Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra, parole del grande Jimi Hendrix, e la serata di martedì a Torre del Lago è stata proprio l'occasione per riscoprire il valore della socialità buona che guarda al futuro attraverso gesti preziosi, come il senso di vicinanza e di civiltà che si compie tendendo la mano a chi oggi ha la sfortuna di vivere in terre oppresse dalla guerra.